Signor Ministro, la nostra interrogazione fa riferimento al progetto di legge firmato dai colleghi Costa-Fioranti come primi firmatari, sui quali la maggioranza ha votato e ha proposto favorevolmente. Il provvedimento noi abbiamo inserito nell'interrogazione al provvedimento che noi abbiamo chiamato giustamente indulto mascherato alcuni dati e avvenimenti che sono anche avvenuti negli ultimi giorni, proprio per rendersi conto della realtà che stiamo vivendo dal punto di vista dell'insicurezza quotidiana e dal punto di vista dell'insicurezza nelle abitazioni, perché il provvedimento tende proprio a toccare quei reati che sono ormai quotidiani. Siamo per cui a chiederle se non è più utile invece sostenere il già esistente piano di edilizia carceraria ed altresì risolvere il problema del sovraffollamento dei nostri istituti penitenziari mediante la stipula di accordi bilaterali per far scontare la pena detentiva dei detenuti stranieri nei loro paesi di origine. Grazie. Con il decreto legge 78 del 1 luglio 2013, il governo mira a favorire l'adozione di efficaci meccanismi di decarcerizzazione nei confronti di persone di ridotta pericolosità sociale. In particolare, tale decreto legge, lungi dal prevedere impunità di sorta, agisce nella duplice direzione di limitare gli ingressi in carcere e di favorire l'uscita dal circuito penitenziario per i soggetti meno pericolosi, incentivando nel contempo le opportunità rieducative. Va poi evidenziato che lo stesso testo normativo prevede che il giudice stabilisce il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato. Deputato Guidesi, prego. Il Ministro ci conferma che il provvedimento è trattato veramente come un indulto mascherato. Noi stiamo parlando all'interno di questo provvedimento di lasciare libere a scontare la propria pena in casa con una birra e una pizza persone che hanno fatto reati come truffa, furto, furto con strappo, in abitazione, violenza privata, pornografia minorile, atti persecutori come lo stalking, prostituzione minorile e tanti altri. Sono reati che oramai fanno parte della quotidianità e dell'insicurezza che questo Paese sta vivendo. Noi abbiamo deciso di stare dalla parte della gente onesta, cosa che dovrebbe fare lei, signor Ministro, che dovrebbe fare questo Parlamento e questo Governo. Invece voi avete deciso di cancellare la certezza della pena e di tutelare i delinquenti. Noi continueremo a stare con le persone oneste. Grazie. Bravo.